Buongiorno o buonasera, benvenuta o bentornata sul mio canale. Pronta per un allenamento addominali in stile Pilates? Infatti ci sono tantissimi esercizi proprio presi dal Pilates, quindi lavoriamo bene anche su quella che è tutta la stabilizzazione del core e sulla respirazione. Io sono Lisa Alborghetti, sarò la tua trainer, ma sono anche l'ideatrice e fondatrice del percorso di allenamento e benessere per donne Our Fit Hub. Infatti troverai tantissimi allenamenti come questo, quindi in video lezione da fare a casa o in palestra, suddivisi anche per livello, principiante o avanzato, e inoltre ogni mia iscritta, grazie al servizio My Trainer, è affidata a una personal trainer del mio team che sarà pronta a supportarla durante tutto il suo percorso tramite appunto una chat privata. Infatti potrà mandare il suo video esecuzione, essere corretta, e tutto questo fa in modo di ottenere anche risultati molto più velocemente perché appunto si è seguite. Inoltre troverai anche tantissime ricette, consigli nutrizionali, routine di yoga, pilates, mobilità, defatigazione, canti soprattutto per le gambe, e anche contenuti sul benessere femminile. E ti lascio anche la possibilità di accedere gratis per 7 giorni a tantissimi contenuti di Our Fit Hub. Trovi semplicemente il link qua sotto in descrizione. A questo punto siamo pronte per il nostro circuito addominali. Questo è un allenamento che ti consiglio di fare dopo che ad esempio hai fatto un gambe glutei, un total body o un HIIT, per avere un focus maggiore, oppure sono andata a correre, sono andata a fare una camminata e appunto faccio questo workout. A questo punto andiamo a riscaldare un pochettino, perché magari comunque sempre è meglio fare un'attivazione, e andiamo a fare 60 secondi di, anzi 40 secondi va bene, di mountain climbers, così attiviamo bene anche la respirazione. Quindi da questa posizione vado e fuori l'aria e torno, fuori l'aria e torno, fuori l'aria e torno, perfetto. Quando dico torno ovviamente inspiro anche, sedere basso e ok, porto bene la gamba in avanti, risucchio l'addome. Adesso ti spiego un po' anche la respirazione quando si fa le addominali, che è importantissima. E ok, andiamo giù in plank in questo modo e facciamo plank e poi scendo, plank, fuori l'aria e poi scendo. Questa è una piccola attivazione, fuori bene l'aria, risucchio l'addome, collo in linea con il corpo. E perfetto. Allora, possiamo iniziare il nostro circuito vero e proprio. Prima ti faccio un piccolo appunto sulla respirazione. Io in Our Fit Hub insisto tantissimo, e vedrai anche in questo video, nell'esecuzione corretta degli esercizi, soprattutto sulla respirazione. Se respiriamo male, non attiviamo nel modo corretto e oltretutto abbiamo anche quella sensazione fastidiosa a fine allenamento di pancia gonfia. Quando si allenano gli addominali, cosa bisogna fare? Questo, da qua, fuori l'aria, risucchio. Qua, così, ho l'addome contratto, l'addome attivo, quindi non devo mai risultare in questo modo, ok? Questo non è un addome contratto, questo è un addome contratto. Spingo l'ombelico verso la spina dorsale con una leggera retroversione, questo è importantissimo. E fuori bene l'aria. Primo esercizio, abbiamo due circuiti, il primo da ripetere due volte, il secondo una volta di finisher. 40 secondi ad esercizio, 10 secondi di rest tra un esercizio e l'altro. Te li faccio prima vedere, poi li facciamo insieme. Il primo è questo. Da qua tengo gambe a 90 gradi, più le tengo qua più è difficile. Testa a terra, quindi perfetto questo esercizio anche per chi soffre di cervicale. E tengo in questo modo. L'addome risucchiato non lo devo gonfiare. Poi, sempre da questa posizione qua, da qui vado alzando la testa e muovo i piedi in questo modo. Volendo, se mi fa male il collo, poi posso fare questo esercizio anche
da per terra. L'importante è tenere sempre la schiena sul tappetino e non deve mai passare il braccio, quindi devo tenere sempre l'addome bello risucchiato. Poi vado di dead bug, quindi sempre posizione, parto così e questo fuori l'aria. Quindi braccio opposto alla gamba. Ok, e infine facciamo un mezzo crunch. Quindi da questa posizione sto bella bassa, le gambe sono tenute così, attenzione, non collasso con la schiena, sto sempre così e quando salgo fuori l'aria e questo, fuori e questo, fuori e questo. Ok, primo, facciamo questo, 40 secondi on, 10 secondi di rest tra un esercizio e l'altro, poi passeremo al secondo. Questo appunto è ottimo anche se soffri di dolore al collo quando fai gli addominali e se tieni tanto il collo in tensione. Quindi andiamo con il primo, le tenute. Questo esercizio è secondo me il migliore esercizio per gli addominali, soprattutto per chi soffre anche di iperlordosi. Qua appunto aiuta tantissimo a andare a rafforzare tutta questa parte degli addominali e quindi riuscire a migliorare piano piano anche quella che è la nostra postura. Ok, tengo, le mani le posso tenere così. Ti faccio vedere anche una variante del secondo adesso. Se ti fa male il collo mi fai quello di prima, se no appunto se riusciamo te li faccio vedere una variante. Ok, resto un attimo, quindi da questa posizione qui rimango e posso fare con le manine così anche. Quindi da qua vado in questa posizione e faccio questo. Se no, variante, questa più semplice. L'importante è il risucchio dell'addome. Bella tosta, eh? Tengo risucchiato, respiro normalmente qua. Forza, forza! Stop! Resto un attimo e abbiamo il dead bug, quindi anche qua ritorniamo giù con il collo sul tappetino. Perfetto, da qua alternata, su, fuori l'aria, inspiro, fuori risucchio, appiattisco bene. Benissimo. Continuo, attenzione, non chiudiamoci troppo, rimaniamo qua belle ferme a 90 gradi. La schiena non si alza mai dal tappetino. Benissimo. Ok, 10 secondi rest e abbiamo il mezzo crunch. Quindi vado e da qui, su, fuori l'aria, provo a distendere. Benissimo. Preferisco farlo così rispetto a come te l'ho fatto vedere prima, che parto da giù, fuori l'aria, risucchio, stendo. Da su è un po' più complesso. Tengo bene l'addome. Rest. Ok, rest 10 secondi. Ricominciamo dal primo, che sono le tenute a terra. Vado su. Tengo, ricordati, respiro normalmente bene a 90 gradi, ok. Tengo l'addome bello contratto, l'ombelico spinge verso la spina dorsale. Respiro normalmente, le spalle sono rilassate, non devo stare così. Tengo iso.
Tengo. Ok, posso rilassare. Stiamo su. E tengo. Risucchio. Benissimo. Su. Risucchio bene l'addome. Respiro normalmente. Ottimo. Rest. Si sente, eh? Dead bug. Giusto un attimo di respiro. Benissimo. E vado. E da qua, braccio opposto alla gamba. Fuori bene l'aria. Fuori, benissimo. Cerco di stare ferma con l'altra gamba e l'altro braccio. Fuori bene l'aria. Cerco di fare anche una leggera retroversione del bacino, mi aiuta tantissimo. Benissimo. Inspiro fuori bene. Ok. Resto un attimo, abbiamo l'ultimo, il mezzo crunch. Quindi da qua e salgo, prova a distendere, giù. Fuori benissimo. Non gonfiare l'addome. Ottimo, continuo. Ok, e su con questo piccolo trucchetto per alzarmi senza far fatica e i nostri addominali ringraziano, ma c'è il giro finisher. Facciamo l'ultimo circuitino, questo lo facciamo bel focus core e 40 secondi ad esercizio, no resta tra un esercizio e l'altro perché è il finisher. Quindi andiamo con high plank, quindi da qua sentiremo anche un po' le nostre spalle, dinamico, quindi da qua parto nella posizione di plank e vado posizione del cane a faccia in giù praticamente e qua, poi di nuovo altra gamba, salgo su, posizione e torno, ok, alternato. Poi abbiamo plank sui gomiti e così, cerco di però non toccare mai a terra, sfioro il pavimento. Attenzione, il plank non è questo e né questo, il plank è bene retroversione, il collo in con il corpo, l'addome risucchiato, perfetto. Poi abbiamo il bir crawl più tocco delle spalle, qua lo so che mi odierai un pochettino ma fidati che fa tantissimo, quindi da questa posizione sulle ginocchia, bene angoli di 90 gradi, 1, 2, 3, se è troppo complesso me lo fai in plank normale e poi piccola challenge finale, più che riusciamo, stiamo in questa posizione. Attenzione, non dobbiamo essere gobbe, spalle belle aperte, l'addome super contratto, questo. Ci possiamo aiutare tenendoci qua a terra. 40 secondi ad esercizio. Il primo è l'high plank dinamico e ci portiamo a casa anche questo allenamento. Sì, quindi posizione e vado. E su, vado dentro e facciamo che torno su. Benissimo, appoggio, plank normale, di nuovo. Altra gamba su. Vado dentro, fuori bene l'aria, salgo su,
e di nuovo, altra parte. Su, vado bene dentro. Ok, perfetto. E ok, no rest, plank sui gomiti e giù. Sedere basso, risucchio bene l'addome. Vado. Sedere basso, retroversione del bacino. Forza, prova a non fermarmi. Ok, beer crawl e tocco spalla. Questo si sente, eh? Posizione, beer crawl o plank e tocco. Attenzione, cerchiamo di stare belle stabili e non ondeggiare troppo a destra e sinistra. Continuo. Ok, la nostra challenge che segna anche quasi la fine del nostro circuito. Posizione e su. Tengo. Addome bello risucchiato, spalle aperte. Tengo. Forza. Ah! Ok. Piano piano le gambette scendevano, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi davvero super complimenti per essere arrivata alla fine insieme a me. Brava. Io ti ricordo che in Our Fit Hub trovi tantissimi allenamenti come questo da fare a casa, anche in palestra, e puoi provarli qua sotto gratuitamente, perché ti lascio proprio l'accesso gratuito ad alcuni contenuti proprio estratti dalla piattaforma. E quindi a questo punto io ti ringrazio, brava ancora, spero di vederti presto e ciao!